Amici della Mazzica, buongiorno e buona giornata a tutti. Sono Mario Magnotta. Come sapete già, sentendomi con varie cassette che vanno in giro in tutta Italia. Mario Magnotta. Mario Magnotta. Si fermano col brano. Ma senti, guarda qua. La 1, la 2, la 3. Quella è stata la prima telefonata. Fatta sempre dai simpaticissimi amici che scherzando, e l'ho creduto opportuno anche io assecondandomi con loro. E niente, con questo voglio dire che sono anche che loro hanno tirato questo scherzo, questa, diciamo, in un certo senso questa mano mangina. Questa mano mangina. Mario Magnotta. Sì, vabbè, comunque, ecco, a parlare chiaro se va. Tu devi stare lavando. No, io non mi piglio niente, Mario Magnotta. Poi tanto le cose che non vanno le tagliamo. Che però dopo con diverso tempo, circa un mese, questo gioco si è arrivato alla... Cioè, è arrivata alla... Hai spara... un po' allargata. Allargata questo gioco. Mario Magnotta. Mi arrivano telefonate anonime tutti i giorni, perfino la notte. Chi maggiormente sono molto giovani che ammiro moltissimo. Con passare del tempo, oggi, adesso mi sento un piccolo personaggio, ma alla mia insaputa. Molto calmo, almeno mi ritengo di esserlo. Molto calmo e poi sono aggiustante anche. Dite che fai un stronzo, sì! Senti, mo me hai rotto proprio i coglioni! Oh, fregri! Io, senta, porco Dio! Adesso mi hai rotto i coglioni! Mannaggia Dio, porco Dio! Basta, mi avete rotto i coglioni! Mannaggia la Madonna! Lei mi sta rompendo i coglioni, porco Dio! No, non mi deve rompere i coglioni! Porco Dio! Mi hai rotto i coglioni! Guarda, se vieni qua io ti ammazzo! Te sparo in faccia, mio figlio! Hai capito? Stronzo! Mario Magnotta! Oh, che date? Ma vaffanculo! Perché sono un individuo molto calmo. Almeno mi ritengo di esserlo.